Diciamo a Taranto ci siete sempre, e in più negli ultimi due album c'è anche la presenza di una tarantina nel vostro, in alcuni pezzi, insomma, Mamma Marias. Mamma Marias è di famiglia, non c'è disco in cui non ci sarà, posso dare anche questa notizia ufficiale. Quindi Taranto sempre con i 99 post. Sì, ma noi abbiamo un legame storico con Taranto, eravamo ancora giovanissimi che muovevamo i primi passi, e uno dei primi posti dove siamo stati accolti per suonare è stato proprio il centro sociale Città Vecchia qua a Taranto, dove abbiamo trovato un clima che ci ha ricordato e ci ha riportati immediatamente a Napoli. Sono due città e due popoli che si assomigliano molto nell'attitudine, nell'approccio, che a volte sembra anche un po' strano, ma che se lo sai comprendere nasconde solo grande calore e grande capacità anche di scambio. Purtroppo anche nelle problematiche. Soprattutto. Come è nata questa collaborazione con Mamma Marias? Ci siamo, noi la seguiamo da sempre, lei ci segue da sempre, è capitato di incontrarci, ci è venuto naturale proprio. Noi stavamo facendo Curru Curru, le abbiamo fatto sentire proprio Curru Curru, da allora è stato amore, perché poi le collaborazioni alle volte sono collaborazioni, devo dire nel nostro caso molto raramente è capitato che una cosa nata e morta lì. Però in alcuni casi si capisce subito che c'è qualcosa di più, c'è una familiarità. Infatti con Maria, al di là delle collaborazioni, la cosa che ci ha resi inossidabili è stato un breve periodo in cui abbiamo fatto una decina di date insieme, che lei doveva fare il suo featuring di Curru Curru Aglio, e che però praticamente quello stava all'inizio del concerto. Lei saliva, faceva quel featuring, poi rimaneva, si faceva tutto il resto del concerto con noi. E c'è stato dal primo giorno, senza neanche una prova, un feeling incredibile, per cui abbiamo subito capito che era una cosa da sviluppare, da portare avanti. Il vostro nuovo album, qui c'è anche il pelo che insomma lo riproduce, è particolare la grafica, perché siete riprodotti come se foste un videogame e poi siete anche nudi. Da dove parte questa idea? Ma in realtà noi abbiamo visto i lavori di questo artista che si chiama Totto Renna. Ci siamo innamorati e gli abbiamo chiesto di farci fare di farci la copertina e poi addirittura anche il video di Va Bene. Tra l'altro è un vecchio amico di alcuni di noi, insomma lo conosciamo da tempo. Guarda, io credo che tutto quello che noi facciamo viene sempre dalle viscere, mai da ragionamenti, in campo artistico diciamo, ecco, ovviamente. Poi magari ovviamente scegliere di venire qua è una scelta di testa. Ovvio. E allora io vi devo chiedere solamente un'ultima cosa, un saluto per Radio Rebel. Un saluto per Radio Rebel dai 99 post, parte di essi. Ciao, grazie, state bene. Radio Rebel 99 posse io vine, non ce la faccio più. Pensate un po', che non ce la facevamo più già 20 anni fa, figuriamoci un po' come ora.